Possiamo iniziare, sono 6-7, qualche minuto di ritardo. Dunque, benvenuti a questa introduzione al Codeless Deep Learning, in particolare per le applicazioni di Computer Vision. Il mio nome è Roberto, sono un Data Scientist nel team Evangelist a NIME. Prima di iniziare, un paio di accortezze, vi chiedo gentilmente, se non l'avete fatto, di chiudere i microfoni, e vi invito anche, a qualora fosse necessario, a chiudere i microfoni degli altri partecipanti se dovessero averlo dimenticato acceso. Se durante la presentazione avete delle domande, potete scrivere nella chat indirizzandole a everyone in modo tale che tutti possano leggerle, oppure potete alzare la mano semplicemente attraverso appunto l'emoji dedicato, come vedete qua dalla faccina, e poi cliccando sull'emoji della mano, e un Nimer si avvicinerà e vi aiuterà a risolvere il vostro problema. La sessione verrà registrata e verrà resa disponibile su YouTube nei prossimi giorni. Dunque, questo è il programma, l'agenda della presentazione. Partiamo con qualche parola sull'estensione del deep learning che possiamo utilizzare in NIME, per poi passare invece a parlare di reti neurali artificiali, reti neurali a propagazione in avanti e retropropagazione, e poi il blocco finale riguarda invece appunto reti neurali, architetture neurali per la computer vision, in particolar modo le reti neurali convoluzionali, e delle applicazioni pratiche in NIME, in particolare la classificazione di immagini in maniera tradizionale, cioè partendo dall'addestramento da zero, e anche con transfer learning. E infine c'è una chicca che non vi voglio rivelare adesso, anche se l'avete descritta, che è il Neural Style Transfer. Dunque, cos'è il deep learning? È una domanda molto, molto, molto complessa, da tante risposte. Per in sintesi possiamo dire che è una sottocategoria della categoria molto più ampia, della macrocategoria, che è l'intelligenza artificiale, e quindi può essere descritta come un insieme di tecniche che permettono alle macchine di emulare, di simulare intelligenza umana. Come vedete, all'interno dell'intelligenza artificiale troviamo due sottocategorie, che sono appunto il machine learning e l'artificial neural network, in questo caso, che appunto utilizzano una serie di algoritmi per far svolgere alle macchine dei compiti basati in sostanza su osservazioni del passato, su dati del passato. E all'interno delle reti neurali artificiali troviamo una sezione più piccola, cioè quella del deep learning vero e proprio, che è appunto un'evoluzione moderna delle reti neurali, resa possibile, resa deep, diciamo, dal fatto che adesso la tecnologia ci permette di avere un insieme di risorse computazionali che prima non era possibile avere. Dunque, qualche parola sulle estensioni di NIME per il deep learning. L'estensione di NIME per il deep learning, come vedete dalla slide, ha una struttura piramidale, cioè è basata su Python, e quindi grazie a questo è possibile accedere alle librerie di TensorFlow e Keras, e il tutto è, diciamo, impacchettato in un'interfaccia grafica molto user-friendly, che è quella tipica di NIME. E perciò attraverso appunto i nodi è possibile fare drag and drop e accedere a tutte le funzionalità di deep learning, per quindi costruire reti neurali e svolgere problemi o soluzioni, costruire soluzioni complesse a problemi ancora più complessi. Come installarla? Nelle slide che ho reso disponibili, anzi, scusate, nel documento che ho reso disponibile, nel banchetto delle slide, avete qualche dettaglio in più. In soldoni è necessario avere installato sulla propria macchina, sul proprio computer, Anaconda con Python, e successivamente installare le estensioni di Deep Learning, in particolare la Keras, Keras Integration e TensorFlow Integration. Per maggiori dettagli sulle selezioni tecniche abbiamo una documentazione dove potete appunto consultare più nel dettaglio come fare a installare tutte le estensioni di Deep Learning per poter appunto sviluppare delle soluzioni complesse. Passiamo dunque adesso invece all'argomento, cioè addentriamo nel vivo dell'argomento, cioè parlando quindi di reti e neuroni artificiali. Le reti neurali artificiali sono tra gli algoritmi di machine learning più datati da un certo punto di vista, perché sono in giro da circa gli anni 50, anche se la fama e l'importanza che hanno adesso è soltanto legata più che altro all'avanzamento tecnologico delle macchine, quindi alla potenza di calcolo. Però la loro esistenza risale già alla fine degli anni 50. Traggono ispirazione dalle reti neurali biologiche, che quindi cercano di
simulare il processo di apprendimento degli umani e degli animali. Ovviamente però col tempo l'evoluzione delle reti neurali artificiali si è un po' distaccata, si è un po' come dire, si è emancipato dal modello biologico originario e tra diciamo, i vantaggi principali dell'utilizzo delle reti neurali oggigiorno c'è la grandissima flessibilità di adattare le reti a problemi che appunto complessi o problemi che si vogliono risolvere e se ben addestrata e ben parametrizzata è possibile ottenere ottimi risultati. Lo svantaggio, però, il prezzo da pagare, però, è la difficoltà nell'interpretare i meccanismi che fanno sì che la rete possa apprendere e quindi portare alla decisione che poi, all'output che poi produce. Come dicevo, l'origine è appunto del neurone, è il neurone umano biologico, che ha un insieme di input e dendriti, e i quali trasmettono appunto l'input al nucleo, e il quale, a sua volta, può emettere un segnale che viene poi trasportato, che viene poi mandato all'output. Allo stesso modo, il neurone artificiale che vedete qui in basso possiede degli input, dei weights, cioè dei pesi, e un termine bias, i quali, appunto, quindi attraverso una somma ponderata, che vedete qua, di ogni input per il proprio weight, e poi alla fine aggiungendo il termine di bias, è possibile raggruppare, impacchettare, diciamo, queste formazioni e passarle in una funzione di attivazione, la quale poi produrrà un output che può essere un output numerico, per esempio nel caso di una predizione, oppure per esempio un valore circoscritto da, per esempio da 0 e 1 nel caso in cui si utilizzi come funzione una funzione sigmoid, che quindi poi è possibile interpretare come una probabilità. Quindi questo era il singolo neurone, il perceptron. Ma reti più complesse sono possibili, come esattamente accade in natura, cioè come un insieme di neuroni. In questo caso, come nella figura che vedete in basso a destra, c'è una rete più complessa con più neuroni, e in questo caso si parla di rete neurale multistrato, proprio perché abbiamo appunto uno strato input, diversi due strati nascosti in questo caso, e poi lo strato output che appunto produce l'output. E come vedete, ogni input è collegato, ogni neurone, scusate, dello strato di input è collegato a ogni neurone, in questo caso dello strato nascosto. Parliamo adesso dunque di una, quindi questa è l'introduzione generale alle reti neurali artificiali, ma parliamo adesso di una tipologia ben specifica di reti neurali, cioè vale a dire reti neurali a propagazione in avanti, o feed forward neural network in inglese. Come forse potete a questo punto già immaginarvi, queste hanno uno strato input, uno degli strati nascosti, uno più strati nascosti e poi uno strato di output. E le reti neurali a propagazione in avanti si chiamano tali, sono tali se esistono appunto connessioni tra i neuroni di uno strato e quelli dello strato successivo. E come ho detto, la rete neurale a multistrato è un caso speciale di rete neurale diciamo a propagazione in avanti perché possiede delle funzioni e attivazioni non lineari in tutti quanti gli strati. Questa architettura, questa tipologia di, insomma, di rete neurale, come in questo caso vedete nella figura, nella slide, possiede in questo caso specifico dell'esempio due input qui, tre neuroni nell'interno dello strato nascosto e due output. Questo tipo di architettura si chiama fully connected. Questo cosa vuol dire? Quindi completamente connessa, perché questo vuol dire che ogni neurone in uno strato è connesso a tutti gli altri neuroni negli altri strati. E se prendiamo, diciamo, la prospettiva, per esempio, dello strato nascosto, possiamo chiamarlo, in questo caso specifico di questa architettura, un dense layer, cioè uno strato denso, perché è completamente connesso al precedente. Quindi questo strato nascosto è completamente connesso, come vedete, allo strato input. Per questa ragione si chiama denso. Un'altra volta vi ripropongo la stessa figura, però questa volta con una differenza importante. Abbiamo detto all'inizio
che occorre quindi fare una somma ponderata degli input e dei pesi per poter poi passare queste informazioni alla funzione di attivazione, la quale produrrà un output. In questo caso abbiamo però una notazione con matrice. Vedete infatti che non abbiamo assegnato a ogni connessione un peso, abbiamo utilizzato una W maiuscola per indicare appunto la presenza di una matrice. Questi pesi vengono moltiplicati per gli input, viene aggiunto un bias e viene prodotto, in questo caso lo vedete qua, un output intermedio, indicato da Omicron in questo caso, e il quale verrà utilizzato poi come input per il prossimo calcolo della somma ponderata, che poi verrà passata ulteriormente nella funzione di attivazione e produrre il nostro output. Questo passaggio, quindi dall'input verso l'output, viene chiamato forward pass, oppure passaggio in avanti, diciamo. Ho menzionato già diverse volte la parola funzione di attivazione. Esistono diverse, e queste qua che sono nella slide sono tra le più famose. Per esempio, la funzione sigmoid, come ho menzionato all'inizio, è una funzione che, anzi tutte queste funzioni in realtà, accettano come input numeri reali, quindi ovviamente anche numeri, quindi anche valori negativi, e nel caso specifico della funzione sigmoid, ritorna un output che è diciamo, compreso tra 0 e 1. Per quanto invece riguarda la funzione tanh, l'output che ritorna è compreso tra meno 1 e 1 con un accentramento a 0. E infine, molto, molto popolare oggigiorno nelle reti neurali, la funzione ReLU, che assegna un valore 0 a tutti quanti i valori negativi, mentre il valore stesso a tutti i valori che non sono appunto negativi. Bene. Proviamo a fare un piccolo esempio per capire come poter applicare la nostra rete neuronale per un problema pratico. Immaginate di voler classificare, di avere un problema di classificazione. In questa slide vedete, vedete rappresentati i nostri dei dati. In giallo sono quelle persone che hanno, superato la certificazione L1 di NIME, mentre in grigio sono i soggetti che non l'hanno superata. I nostri attributi sono due. In questo caso abbiamo appunto il numero di minuti di corso frequentati sull'asse delle X, mentre sull'asse delle Y la quantità di workflow che sono state costruite. Immaginiamo quindi a questo punto di avere una nuova osservazione, un nuovo soggetto indicato da questa croce rossa, e che ha appunto ha frequentato il corso di circa 170 minuti e ha costruito 8 workflow. Dall'esplorazione dei dati ci aspettiamo che la nostra rete neurale, classifichi questa nuova osservazione come una persona che ha superato la certificazione. Vediamo cosa accade. Quindi questa è una rete molto semplice. Abbiamo dunque i nostri input, che vengono appunto passati attraverso la nostra rete. I pesi all'inizio vengono inizializzati in maniera casuale. In questo caso abbiamo per esempio utilizzato come funzione di attivazione una funzione tanh, e l'output invece è prodotto da una funzione sigmoid, che appunto può essere interpretata come probabilità una volta stabilito una soglia. Quindi per valori maggiori o uguali a 0.5 diremo che la persona ha superato l'esame, per valori inferiori che invece non l'ha superato. Vediamo cosa accade. Dunque, passando questi valori, che sono stati previamente normalizzati, otteniamo un output però che è inferiore a 0.5, quindi la nostra rete ci dice che quell'osservazione in realtà non ha superato l'esame. Ma noi ci aspettavamo in realtà l'opposto. Perché? Perché non abbiamo fatto alcun tipo di addestramento della nostra rete. E dunque questa è la sezione nella quale cercheremo di capire come è possibile addestrare le reti neurali. Un algoritmo molto, molto utilizzato è quello della backpropagation, che adesso vedremo com'è, come funziona e quali sono le parti che la compongono.
Come dicevo, per l'allenamento delle reti neurali passa attraverso diverse strategie. Oltre alle classiche strategie, in caso per esempio di classificazione degli algoritmi di machine learning, appunto che nell'ambito della supervised learning, quindi attraverso, innanzitutto avendo un dataset annotato, possiamo poi ovviamente diciamo regolare alcune cose, per esempio la topologia della rete. Magari la rete neurale a propagazione in avanti non è quella adatta. Oppure, molto più spesso, ed è anzi l'elemento centrale, bisogna regolare, bisogna aggiustare i pesi della nostra rete. Come facciamo a fare questa cosa? Dobbiamo introdurre un concetto molto importante, cioè il concetto di loss function o funzione di costo, cioè dobbiamo dare uno strumento alla nostra rete per poter capire, per poter calcolare l'errore che produce durante appunto la produzione del suo output. Come facciamo? Abbiamo detto appunto che nell'output layer, o appunto lo strato di output, produce un risultato. Quindi dobbiamo calcolare qual è l'errore che la nostra rete ha commesso. Quindi, se indichiamo con Y l'output prodotto dalla nostra rete, dobbiamo sottrarre a questo il valore del nostro target, del nostro output desiderato. E ripetiamo questo processo per tutti quanti i neuroni presenti nel nostro strato output. E ovviamente lo ripetiamo questo per tutte quante le osservazioni, per tutti quanti i nostri dati all'interno del nostro training dataset. Quindi, in questo modo abbiamo introdotto il sistema per poter far capire alla rete come calcolare l'errore. Dobbiamo adesso però capire come poter effettivamente aggiornare i nostri pesi. Questo è possibile grazie a un algoritmo chiamato gradient descent o gradiente di discesa, che permette appunto con questa formula che vedete nella slide di aggiornare i nostri pesi. Quindi abbiamo i pesi nello step attuale e la somma questo viene sommato con appunto i pesi aggiustati, cioè modificati, aggiornati in base appunto al gradiente della nostra cost function, la nostra funzione di costo. La somma di questi viene poi appunto ci dà la possibilità di aggiornare i nostri pesi nello step successivo futuro. Come vedete dall'immagine in basso a destra, il nostro obiettivo è quello di aggiornare i pesi in modo tale da raggiungere il valore minimo della funzione di costo. Quindi come possiamo farlo? Abbiamo detto che dobbiamo introdurre il concetto di gradient descent o gradiente di discesa. Dunque, questo è un algoritmo di ottimizzazione che può essere, diciamo, spiegato con una semplice analogia. Immaginate di essere in cima a una montagna in condizioni di nebbia, quindi non riuscite a vedere niente. E quella è la vostra posizione di partenza. L'obiettivo è raggiungere la valle, quindi raggiungere il fondo della valle. E come potete fare questa cosa, visto che non riuscite a vedere cosa c'è davanti a voi? Quello che potete fare è potete però vedere cosa accade dietro di voi, cioè quindi potete cercare la direzione del gradiente più ripido, quindi potete capire che dietro di voi la montagna è ancora in salita. A questo punto, se questo è vero, potete spostarvi, muovervi nella direzione opposta, per esempio di 2 metri. Questo processo viene replicato molteplici volte finché non riuscirete a raggiungere appunto il punto più basso, quindi la valle in sostanza, e restituire appunto la vostra posizione. L'algoritmo di gradient descent funziona praticamente allo stesso modo. Dunque, parte appunto con una inizializzazione dei pesi che è assolutamente casuale e l'obiettivo appunto è raggiungere il valore minimo della funzione di costo. Come si può ottenere il gradiente della funzione di costo? Si può fare attraverso il calcolo delle derivate parziali della funzione di costo. Quindi lo si calcola per tutti quanti i pesi. A questo punto, come ho detto, ci si muove nella direzione opposta percorrendo un passo della distanza che vedremo come può essere regolata. A questo punto, una volta che questo processo si ripete molteplici volte, si riuscirà ad ottenere il valore minimo della funzione di costo e quindi a restituire il valore aggiornato dei pesi. Una rappresentazione grafica di questo gradient descent può essere offerta in questa slide, dove abbiamo soltanto, per semplificazione, utilizzato solamente 2 pesi, ok? Quindi questa è la posizione di partenza,
calcoliamo il gradiente ascendente della funzione di costo e ci prendiamo una direzione diametralmente opposta. Ok? A questo punto possiamo muoverci verso il valore della funzione di costo un passo dopo l'altro. Quindi piano piano riusciremo a convergere verso appunto il valore minimo. Come dicevo, un elemento importante per poter capire come fare questi passi verso il valore minimo della funzione di costo è introdotto da un elemento che è chiamato tasso di apprendimento, che è un valore che è maggiore di zero e appunto ci indica quanto velocemente la rete riesce ad imparare. E questo ovviamente viene, come potete ormai già sapere, avete già magari capito, è l'altro elemento della che vedete nella slide, è l'inclinazione della funzione, il gradiente della funzione di costo, quindi è derivata della loss function della funzione di costo rispetto a tutti quanti i pesi. Bene. Adesso che sappiamo come poter calcolare l'errore, come si aggiornano i pesi, ricordatevi cosa abbiamo detto prima, che l'informazione attraverso la nostra rete passa dallo strato di input fino allo strato di output, dove appunto viene prodotto il nostro output, e questo abbiamo detto che era il forward pass. A questo punto però, visto che abbiamo dato, diciamo, la possibilità alla rete di calcolare l'errore e di capire come aggiornare i pesi, dobbiamo appunto procedere con l'aggiornamento dei pesi. Questo è possibile con un altro processo che si chiama backward pass, e da qui il nome di backpropagation, ovvero si parte dunque dal nostro output, quindi dall'output prodotto dall'output layer, e si procede a ritroso, quindi in questo caso da destra verso sinistra. Anche in questo caso c'è un processo di derivazione e di aggiornamento dei pesi che alla fine permette al modello e alla rete neurale di aggiornare i pesi e appunto di imparare, di essere addestrata correttamente. Se ripetiamo quindi nuovamente il nostro esperimento, questa volta vedrete che l'output è corretto, cioè la rete è stata addestrata, i pesi sono stati adeguati e aggiustati e di conseguenza abbiamo raggiunto appunto il valore di 0.96, che è esattamente quello che ci aspettavamo, cioè che la persona in questione venga classificata come una persona che ha superato l'esame di certificazione. Come dicevo, nella slide precedente, ci sono un elemento importante che merita qualche parola in più, è anche appunto il tasso di apprendimento. Questo è un iperparametro delle reti neurali che spesso è abbastanza complesso da regolare ed è importante perché, come dicevo, regola la velocità o la capacità della rete di imparare velocemente. Sceglierne uno che è troppo piccolo fa sì che la rete tardi moltissimo a convergere verso appunto il valore minimo della funzione di costo. Sceglierne uno troppo grande ha invece lo svantaggio di rischia in sostanza di far perdere o di saltare alla funzione di costo il punto minimo, quindi si finisce per non vederlo. E quale sarebbe quindi il contesto, quale sarebbe il tasso di apprendimento ideale? È un tasso di apprendimento che nella fase iniziale procede più speditamente e man mano che si avvicina alla potenziale zona che contiene il valore minimo della funzione di costo, la velocità, diciamo, diminuisce in modo tale da poter assicurarsi di non saltare, di non perdere quell'elemento lì, quindi il valore minimo della funzione di costo. Ovviamente in questa presentazione stiamo semplificando, ovviamente la funzione di costo può essere molto più complessa di quella che vedete in queste slide, però per questioni, insomma, di semplicità e per farvi capire di cosa stiamo parlando abbiamo scelto appunto questa funzione di costo. Vorrei chiedere se c'è qualche domanda fino adesso, se no procedo con la parte di computer vision. Va bene, d'accordo, allora se non ci sono domande posso continuare. Dunque, abbiamo fatto una piccola introduzione al deep learning in generale e insomma al backpropagation. Come possiamo adesso applicare queste conoscenze di deep learning all'ambito della computer vision? Innanzitutto, cos'è la computer vision? È una branca delle scienze dell'informatica che cerca di estrarre informazioni dalle immagini e dai video.
detto molto semplicemente, è appunto un'estrazione automatica di queste informazioni e ovviamente immaginate quanti video e quante immagini vengono prodotte oggigiorno, quindi è un ambito in continua espansione dove moltissimo è stato già ricercato e moltissimo resta ancora da ricercare. Il motivo per cui è appunto importante è perché oggigiorno produciamo una quantità di dati, video e immagini che sono senza precedenti nella storia e quindi è necessario avere dei metodi automatici per poter analizzarli. Alcune delle aree di applicazione più famose per la computer vision sono per esempio nel caso della classificazione di immagini, nell'identificazione di oggetti, oppure per esempio nel trasferimento di stile. Immaginiamo un'opera d'arte e vogliamo applicare quello stile di quell'opera d'arte a una foto, un'immagine che invece diciamo non ne possiede alcuno. Ma prima di poter capire come costruire applicazioni di deep learning per il computer vision, dobbiamo capire come le macchine vedono le immagini. Dunque, in questa slide vedete che appunto sulla sinistra vedete un'immagine composta da tanti quadratini che sono i nostri pixel, e questa immagine ha praticamente una scala di grigi, cioè il valore di ogni pixel nero è 0, mentre il valore dei pixel grigi è 0.5 e quello dei pixel bianchi è 1. Quindi in sostanza questo ci dice che i computer vedono le immagini in sostanza come una matrice numerica. E nel caso appunto di un'immagine sulla scala dei grigi, questa sarebbe la possibile rappresentazione. Tuttavia però non è frequente lavorare sempre con immagini sulla scala dei grigi, ma è anzi molto molto probabile che abbiamo immagini a colori. E quindi queste immagini a colori sono di solito codificate attraverso tre canali, cioè i rossi, i verdi e i blu. Queste informazioni qua vengono anch'esse codificate attraverso delle matrici, che sono per esempio quelle che vedete nella slide, quindi matrici numeriche, dove ogni pixel ha appunto un valore. E potete immaginare per esempio la formazione di un tensore in cui appunto ogni canale ha un suo colore. E ogni dimensione, appunto per esempio questa matrice può avere appunto questo tensore, anzi ha dimensione n per m per k, che sono appunto i canali. Dunque, dopo che abbiamo visto come i computer vedono le immagini, dobbiamo capire quali sono le difficoltà nel lavorare con le immagini. E infatti immaginiamo di utilizzare una rete neurale a propagazione in avanti per un caso di classificazione di immagini. In questo esempio vogliamo far sì che la nostra rete riconosca la presenza di una X in un'immagine, ok? Quale potrebbe essere un'opzione? Potrebbe essere quella, per esempio, di produrre un vettore schiacciato, un flattened vector, che è questo qui che vedete in mezzo, vale a dire, in sostanza, impilare ogni riga della matrice una sopra l'altra, in modo tale da rendere questo vettore qui il nostro vettore da passare allo strato input. E poi appunto lasciar sì che il network, che insomma che la rete, classifichi appunto l'immagine. Tuttavia però ci sono un paio di problemi con questa opzione. Immaginate di dover fare questa operazione per un'immagine che ha 224x224 pixel con tre canali e 100 neuroni nello strato successivo. Si parte quindi con oltre 150.000 input e soltanto nel primo layer abbiamo già più di 15 milioni di pesi. Questo vuol dire che otteniamo una complessità, dobbiamo gestire una complessità computazionale mostruosa che rende in sostanza questo task completamente impossibile da gestire. E in più, appunto, avendo una rete così complessa, è molto probabile che durante il training si raggiunga facilmente una situazione di overfitting. In più, c'è anche da dire un'altra cosa, che questa rappresentazione, quindi schiacciata dall'immagine, fa sì che si perdano le dipendenze spaziali degli elementi dell'immagine, delle caratteristiche dell'immagine. Quindi non sappiamo più se questo pixel, per esempio, è in questa posizione o in questa posizione. E quindi questo chiaramente può essere, nel caso della X, in questo esempio, magari non è così importante, ma nel caso, per esempio, di un'immagine più complessa potrebbe avere un ruolo importante.
Infatti dobbiamo far sì che la nostra rete neurale sia anche abbastanza flessibile, cioè deve essere in grado di capire, per esempio, che ci possono essere variazioni nelle nostre immagini, cioè immaginiamo ad esempio la variazione di punto di vista di, come nella statua, che vedete nella slide, oppure deformazioni dei nostri oggetti. Questo deve essere sempre comunque riconosciuto come un gatto, anche se non è la posizione abituale dei gatti, diciamo. Oppure la rete deve essere in grado di riconoscere la variazione interclasse. Tutte queste foto devono essere comunque classificate come una sedia. E via dicendo. Quindi ci deve essere abbastanza flessibilità da parte della rete. Come possiamo tentare di risolvere questo problema? Un'opzione che si utilizza è quella dell'applicazione di un filtro o kernel. Qual è appunto quindi lo scopo di un filtro, del kernel? È quello di identificare la presenza di particolari caratteristiche nell'immagine, ritornando, cioè restituendo un valore alto. Se invece il valore risulta basso, sapremo che non c'è una caratteristica particolare nell'immagine. Vediamo un po' nel dettaglio come funziona. L'idea in sostanza è quindi di avere un'immagine, come quella che vedete qua, questa X, e di utilizzare un kernel, che non è altro che una matrice, come questa, con dei valori, e di farla traslare sull'immagine stessa, in modo tale da svolgere delle operazioni di moltiplicazione tra il valore del pixel dell'immagine e il valore contenuto all'interno della matrice del kernel. Questa moltiplicazione va poi appunto sommata e alla fine, come vedete, avremo un valore, uno scalare. Questo processo viene chiaramente ripetuto molteplici volte e vi faccio notare, per esempio, che questo tipo di kernel utilizzato per questo pezzo della figura dà un valore molto alto. Quindi ci sta dicendo che questo tipo di questi valori all'interno del nostro kernel sono adatti a estrarre queste caratteristiche, cioè praticamente la parte superiore della nostra X. Se vogliamo invece catturare questa parte inferiore, noteremo che invece il valore è 1, quindi ci sta dicendo non esiste in questo pezzo della foto una parte della X che va cioè il braccio della X che va dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore destro, ma è appunto al contrario, diciamo. Quindi questa è l'idea generale dell'utilizzo di un kernel per poter estrarre delle caratteristiche dall'immagine. Questa operazione viene chiamata operazione di convoluzione, che è alla base dei convolution neural network, quindi delle reti neurali convoluzionali. Ovviamente ne possiamo applicare molteplici tipi di kernel, di filtri alla nostra immagine, quindi di far scorrere questo filtro sulla nostra immagine, seguire delle operazioni di moltiplicazione e di somma per poter ottenere la nostra matrice output. E così, traslando questo filtro molteplici volte, otterremo la mappatura totale della nostra foto. Questo processo ripetuto diverse volte, con diverse kernel, come dicevo, ci darà la mappatura generale della nostra foto con l'estrazione di tutte quante le caratteristiche della nostra immagine. Dunque, c'è una cosa importante che dobbiamo considerare. Fino adesso non abbiamo detto come facciamo a determinare quali sono i valori da inserire in questo kernel. Ovviamente possiamo, se siamo degli esperti di un determinato dominio di immagini, possiamo qualche modo manualmente decidere quali sono i valori da inserire nel nostro kernel. Tuttavia, questo è, nella maggior parte dei casi, un lavoro estremamente complesso, estremamente difficile, e soprattutto non tutti possono avere appunto conoscenza di tutti quanti i domini di immagini esistenti. Quale può essere dunque la soluzione? La soluzione è quella di appunto applicare delle reti neurali convoluzionali. Queste, infatti, includono come parte dell'addestramento della rete il fatto di trovare i valori giusti, i valori corretti che sono appunto da inserire all'interno del nostro kernel. E in questo caso appunto, quindi questa prima parte, quindi la rete convoluzionale neurale, ha appunto
tramite questo addestramento anche del kernel, il compito dunque di estrarre le caratteristiche dalla nostra immagine. E poi appunto in preparazione di quello che poi sarà il compito di classificazione dell'immagine. Quindi appunto abbiamo l'immagine del gatto, la rete appunto convolazionale estrarrà le caratteristiche principali dell'immagine per poi darci in una fase successiva il nostro output. Dunque, vediamo un attimo come funzionano appunto le reti neurali convoluzionali. Intanto si definiscono tali se hanno almeno un layer, almeno uno strato convoluzionale, e possiamo, in base al numero di strati convoluzionali e di kernel, identificare diversi tipi, cioè estrarre diversi livelli, diciamo, di caratteristiche, quindi da quelle più semplici, come vedete nella slide abbiamo per esempio una gerarchia più bassa, abbiamo appunto, non so, l'estrazione magari di alcune linee, di alcuni punti, a livelli intermedi, dove possiamo già identificare, per esempio, estrarre dall'immagine le orecchie, dei nasi, fino alle caratteristiche di livello più alto, che appunto di solito implicano la presenza di numerosi strati convoluzionali, no? Nonché di numerosi filtri, per poter appunto ricostruire, ad esempio, in questo caso, la struttura facciale. Questa è un'animazione che in sostanza riassume questo traslare il kernel lungo la foto, e appunto, come dicevo, l'idea è quella semplicemente appunto di passare su tutta quanta la foto una matrice con dei valori, alla quale poi però verrà applicato una funzione di costo, che appunto potrebbe essere una funzione RU, che restituisce dunque una matrice con valori nuovi, ecco, valori appunto calcolati. Vi ricordo che per esempio appunto la funzione di attivazione ReLU per tutti i valori negativi restituisce 0, come vedete qua, mentre per i valori positivi, quindi numeri positivi, restituisce il numero stesso, e quindi per esempio ci permette di capire che gli elementi importanti, le caratteristiche importanti dell'immagine sono in sostanza lungo le due diagonali. L'aggiornamento, l'addestramento appunto durante la fase di training dei pesi, durante appunto la fase di addestramento, può essere in qualche modo in sostanza paragonato all'addestramento dei pesi in una rete neurale a propagazione in avanti che abbiamo visto prima. Quindi l'idea è esattamente la stessa, quindi questi valori all'interno del kernel sono in qualche modo equiparabili, il concetto è equiparabile a quello dell'aggiornamento dei pesi nelle reti neurali classiche. Sono altri due parametri molto importanti, anzi iperparametri importanti, per poter estrarre degli elementi dalla nostra immagine. Uno di questi è appunto lo stride, cioè praticamente dobbiamo definire quanti sono i pixel per cui il nostro kernel si deve spostare, e possiamo definirlo per esempio con stride 2 2 2 2, e quindi vuol dire che ci sposteremo sempre di 2 pixel alla volta. Vedete quindi che passando da sinistra verso destra spostiamo i 2 pixel qua, e quando poi finiamo l'immagine ci spostiamo dall'alto verso il basso, anche in questo caso di 2 pixel, oppure di 1. Quindi questa è una scelta che possiamo fare noi quando cerchiamo di ottimizzare la nostra rete. Dipende dalla nostra scelta, ovviamente avremo una dimensione dell'output, ovviamente varierà. Un'altra considerazione importante è che ad ogni convoluzione, dipendendo anche ovviamente dal tipo di kernel che utilizziamo, la dimensione del nostro output si va restringendo, e quindi è importante tenere conto di questo aspetto, ma è anche importante tenere conto di un'altra cosa, che durante la fase di convoluzione alcune informazioni contenute nell'immagine, soprattutto quelle nei bordi, vengono prese in considerazione molto meno rispetto ad altre, ed è facilmente osservabile dall'animazione della slide. Vedete che infatti, mentre il punto centrale dell'immagine appare in quattro, in quattro passaggi del kernel, mentre quello del bordo appare praticamente quasi mai. Come possiamo ovviare a questo problema? Una strategia è quella del padding, cioè l'aggiunta di celle di zeri che incorniciano in sostanza la foto. E ci sono due setting possibili, cioè quello del valid, cioè
non applichiamo nessun tipo di padding, oppure quello, oppure same, cioè applichiamo il padding e facciamo sì che la dimensione dell'output nella mappatura delle caratteristiche sia la stessa rispetto a quella dell'input. Quindi questo ci permette di in qualche modo far sì che anche le informazioni contenute ai bordi dell'immagine vengano più facilmente prese in considerazione. Un altro parametro, iperparametro importante è il dilation rate, e questo semplicemente ci dice quanti pixel vengono, diciamo, saltati all'interno della matrice del kernel, diciamo, del filtro. Quindi, come potete vedere, quando la dilation rate è 1, praticamente non accade nulla in realtà, è esattamente come se non ci fosse, ma quando è 2, vedete che si salta un pixel qua e un pixel qua. Si può ovviamente, in base alla combinazione del dilation rate con il kernel, con la dimensione del kernel e con la dimensione dello stride, ovviamente anche l'output in questo caso cambierà. Applicando molteplici filtri più volte, otteniamo dunque quindi una rappresentazione il più completa possibile della nostra immagine. E questa è la parte finalmente più interessante per alcuni di voi, come possiamo dunque introdurre uno strato convoluzionale all'interno delle nostre workflow? Abbiamo dei nodi apposta, abbiamo il nodo del Keras Convolution 2D Layer, dove è possibile, come vedete, introdurre innanzitutto l'input, cioè quali sono le dimensioni del tensore che vogliamo passare alla rete, quanti filtri utilizzare, la dimensione del kernel, in questo caso quindi una matrice 3x3, il valore dello stride, se utilizzare o meno il padding, ovviamente possiamo anche decidere se inserire dilation rate e ovviamente quale funzione di attivazione possiamo scegliere. Una volta ottenuto appunto la presentazione delle immagini, dobbiamo però, per motivi di economia computazionale, ma anche per contenere soltanto le informazioni più essenziali, occorre introdurre il concetto di pooling layer, ovvero in questa fase semplicemente determiniamo un'area, in questo caso per esempio può essere 2x2, in cui estraiamo attraverso delle boundary statistics, per esempio, il valore massimo, quindi se utilizziamo per esempio il max pooling, o il valore medio con l'average pooling, e questo ci permette di costruire una mappatura dell'immagine, delle caratteristiche dell'immagine, ancora più concentrata e più ricca di valori, e quindi anche più, diciamo, più avvantaggiandoci, diciamo, dal punto di vista computazionale, e perché ne riduciamo il costo, e perché avremo una rappresentazione molto più interessante. In questa fase ovviamente però non abbiamo nessun tipo di addestramento, nessun parametro viene in qualche modo aggiornato o addestrato. Anche per questo ovviamente abbiamo un nodo, che è questo che vedete nella slide, dove appunto potete vedere la dimensione del pool size. Anche in questo caso possiamo decidere se utilizzare lo stride o meno, e ovviamente anche in questo caso possiamo decidere di utilizzare il padding o meno. Questa che vedete nella slide è una rappresentazione generale, in sostanza, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso per poter appunto svolgere il compito di classificazione delle immagini. Quindi, partendo dall'immagine input, abbiamo le reti neurali convoluzionali, una serie di strati convoluzionali seguiti appunto dall'activation function, dalla funzione di attivazione ReLU, seguiti poi dal pooling layer per estrarre le informazioni principali. E questo processo ripetuto per un numero X di strati, ci permette l'estrazione delle informazioni delle immagini. L'ultima parte invece, che è quella proprio della classificazione, questa invece avviene semplicemente con una rete neurale a propagazione in avanti, dove appunto abbiamo innanzitutto un flattened layer, cioè appunto uno strato schiacciato, un vettore schiacciato in sostanza, con fully connected di solito, e infine, in caso di una classificazione con più classi, con più di due classi, possiamo utilizzare in questo caso una funzione di attivazione softmax, altrimenti per classificazioni binarie la sigmoid potrebbe andare bene. Quindi, nel caso per esempio di un esempio di classificazione di immagini di cani e di gatti, vogliamo dunque far sì che la nostra rete si occupi di classificarci queste immagini. E questa è la workflow che possiamo costruire con Nime. Quindi vedete che nella parte inferiore abbiamo
una parte di pre-processing delle immagini, quindi con la lettura delle immagini, normalizzazione dei pixel all'interno delle matrici delle immagini, un ridimensionamento delle dimensioni delle immagini, e poi ovviamente qua la fase di partitioning in training set e test set. La parte ovviamente interessante è chiaramente quella superiore, cioè dove costruiamo l'architettura della rete neurale. Quindi in questo caso, come vedete, abbiamo una serie di strati convoluzionali seguiti da max pooling per poter appunto creare una semplice rete convoluzionale, e nella fase successiva questo pezzo qui invece si occuperà della classificazione vera e propria. Mentre qui estraiamo gli elementi fondamentali dell'immagine, qua invece li classificheremo. Questa è l'architettura. Tutto questo viene ovviamente introdotto nel Keras Network Learner, che è appunto come noi identifichiamo in NIM, tutti i nodi che hanno il nome Learner sono quei nodi che hanno all'interno un algoritmo che permette appunto di imparare, di addestrare l'algoritmo di machine learning, piuttosto che in questo caso, per esempio, la rete neurale. In questo caso abbiamo ottenuto una accuracy del 74%. Questa accuracy chiaramente viene calcolata sul test set, cioè una volta che appunto abbiamo addestrato la nostra rete, è pronta per essere utilizzata sul test set, ed è possibile farlo, applicare questo modello utilizzando il Keras Network Executor, e poi attraverso lo scorer valutare l'accuracy. Nelle slide che vi ho condiviso avete il link della workflow per poter anche provare a utilizzarlo da voi. E come utilizzare, quali sono i migliori parametri per la grandezza del filtro, via dicendo, sono cose che ovviamente dovete un po' sperimentare, cioè un po' dipende dal compito che dovete svolgere, un po' dipende dai dati, e un consiglio è quello di consultare la letteratura e capire come magari come è stato fatto per un compito simile, in modo tale da poter riprodurre una rete, un'architettura che si adatti bene al vostro caso. Possiamo fare di meglio però del 74%? Sì, possiamo. Come facciamo? Allora, una strategia che magari molti di voi hanno già sentito è quella del transfer learning, cioè il trasferimento di sostanza di conoscenza, di apprendimento. L'obiettivo è di, in sostanza, sfruttare l'apprendimento di altre reti per il compito che abbiamo da svolgere adesso. Se nell'apprendimento standard abbiamo un dataset A e dobbiamo addestrare un modello per svolgere quel singolo compito, nello scenario di transfer learning quello che vogliamo fare è semplicemente avvantaggiarci della conoscenza, dell'apprendimento di quel modello, del modello A, per trasferirlo al dataset B, quindi per poter appunto svolgere un compito simile con soltanto una piccola parte di rielaborazione da parte nostra. Quindi in sostanza riprendiamo una rete che già ha imparato e la applichiamo al nuovo problema. Questo perché è importante? Questo perché può essere necessario? Innanzitutto perché è molto più efficiente dal punto di vista computazionale non dover riaddestrare una rete da zero. C'è anche molto più probabilità che i risultati siano migliori, perché di solito per poter addestrare delle reti convoluzionali molto ampie, molto grandi, occorrono milioni di immagini, e questo molto spesso non è possibile. Quindi poter avere la possibilità di utilizzare informazioni e una rete che ha già imparato è sicuramente un grande vantaggio, e possiamo farlo in diversi modi, cioè possiamo prendere in blocco tutto quanto l'apprendimento del modello precedente e applicarlo senza fare nessuna modifica ai nostri dati attuali, o possiamo modificare soltanto alcune parti. Per esempio, spesso quello che si fa è si riaddestra la parte della rete convoluzionale che si occupa della classificazione. Quindi mentre l'estrazione delle caratteristiche dell'immagine rimane invariata, la parte che si occupa di invece classificare l'immagine verrà riaddestrata proprio per adattarla ai dati del problema che abbiamo da risolvere.
Una rete popolare che è stata appunto sviluppata nel 2015 è VGG16, che è in sostanza una serie, un insieme di layer convoluzionali, di strati convoluzionali seguiti da max pooling e infine appunto una rete completamente connessa con una funzione di attivazione che ci dà appunto la probabilità di una classe piuttosto che un'altra. Come possiamo appunto applicare nella pratica questo transfer learning? Decidere per esempio di non toccare, di non far nulla per la parte più complessa dell'addestramento, quindi prendiamo VGC16 e lasciamo invariati per esempio tutti quanti i pesi e tutti quanti i kernel che la rete ha imparato nella fase di quanti layer convoluzionali e riaddestriamo appunto soltanto quelli più... Quelli finali, quelli i dense layer in sostanza. E questa è la parte che ci permette di approfittare dell'apprendimento del passato per risolvere un problema del presente. Questo è un esempio in AIM di come poter creare una rete di deep learning che in sostanza applica il transfer learning sempre per la classificazione di immagini di cani e di gatti. Come possiamo fare? Allora abbiamo dunque iniziamo dalla parte superiore, la parte inferiore rimane uguale a quella precedente, la parte superiore invece ha un nodo, il Deep Learning Python Network Creator, dove è possibile con un paio di linee di codice importare il VGG, in questo caso, già allenato. Quindi questo è qua dove importiamo la nostra rete convoluzionale già addestrata. Nelle configurazioni decidiamo di non importare, diciamo, i top layers. A questo punto questi altri quattro nodi sono sostanzialmente la parte della nostra architettura che si occuperà di classificare le immagini, per il nostro caso specifico di cani e di gatti. E questo è l'elemento che ci aiuta tantissimo, il nodo che ci aiuta tantissimo è il Keras Freeze Layers. Questo nodo, potete vedere qua nell'immagine, permette di selezionare quali strati non riallenare, cioè tutti quelli più complessi, più dispendiosi, e invece di allenare quelli nuovi, quelli live che si occupano della classificazione, e quindi sono molto più semplici e che ci permettono di approfittare dell'apprendimento passato. E questo quindi, in questo modo, siamo in grado di ottenere una accuracy del 91%, quindi decisamente un miglioramento considerevole rispetto all'addestramento da zero di una rete neurale. Un'altra opzione, sempre per il transfer learning, che però ci consente anche di avere un efficientamento dal punto di vista delle risorse computazionali, è quella di, ancora una volta, di importare la rete già addestrata e di utilizzare il Keras Network Executor per applicare già alle immagini, in questo punto applichiamo praticamente il nostro modello. E l'output di questo Keras Network Executor a questo punto non sarà ovviamente un'immagine, ma è in sostanza la rappresentazione numerica dell'immagine, quindi decisamente molto più snello come processo. E quindi a questo punto il Keras Network Learner, dove possiamo appunto addestrare, che serve appunto per addestrare effettivamente la rete, avrà soltanto a che fare con dei valori numerici, quindi in sostanza delle matrici, invece di dover far passare, come nel caso precedente, in questo caso passiamo tutte le volte, le immagini vere e proprie attraverso tutti quanti gli strati convoluzionali, seppure non vengono allenati, però devono comunque passare, e questo rende l'addestramento decisamente più lungo. In questo modo riusciamo a trarre vantaggio, diciamo, dalla fase dal transfer learning e di ridurre i tempi del training a circa un minuto e mezzo, quindi decisamente anche un miglioramento dal punto di vista appunto dei tempi di addestramento, che non è poco. Per un minuto e mezzo mi riferisco soltanto ovviamente al tempo di addestramento di questo nodo, gli altri tardano un pochettino di più, ma comunque in generale l'intera performance è decisamente più efficiente. Per concludere, in fase di conclusione, vorrei lasciarvi con un piccolo altro di cui parlavo all'inizio, un tocco di arte per delle immagini, che abbiamo una workflow che ha sviluppato Rosaria, che è Head of Evangelism at NIME,
che in questa occasione io ho riadattato e gli ho caricato diciamo sul Lime Hub, e il link è nelle slide, è pure presente nelle slide, quindi potete diciamo utilizzarla a casa vostra. E l'idea è esattamente questa, cioè l'idea è di applicare uno stile di un'opera d'arte, per esempio appunto un'opera di Matisse, di Picasso, di Manet, a una foto che invece non ha ancora alcuno stile. Quindi l'idea è esattamente questa, cioè l'idea, questa è in sostanza la rappresentazione di come potrebbe apparire la workflow se apriamo appunto la composite view dei component, oppure se la facciamo eseguire sul web portal. Quindi questo pezzo qui, inseriamo la nostra foto, clicchiamo lo stile che desideriamo, quindi come vedete qua Rosalia ha messo la sua foto, c'è lo stile, quindi quello di Caravaggio, e appunto la combinazione di queste due immagini ci darà una foto di Rosaria con un tocco un po' barocco, nel tipico stile insomma dei quadri di Caravaggio. Questa è la workflow, potete appunto leggere di più sull'articolo, approfondire l'argomento ai vari link che vi ho lasciato qui. E questa rete si basa quindi su uno script in Python che è stato diciamo incapsulato in questo share component. E quindi qua si possono caricare le immagini, qua la rete appunto fa questo blending diciamo tra lo stile e l'immagine vera e propria, e alla fine qua vedremo i risultati. E questa è appunto l'esperimento che ho fatto io con la mia foto, e vi invito a provare e vedere come le vostre foto come vengono fuori le vostre foto, e magari poi a, non so, condividerle sui social se avete voglia. In fase di conclusione vorrei ricordarvi due cose. La prima è che da giugno dell'anno scorso abbiamo un giornale su Medium dove pubblichiamo ogni tre volte a settimana storie di data science, di teoria, è un giornale pensato per la comunità e scritto dalla community, quindi vi invito, se avete voglia di iscrivervi, a contribuire. E in più, proprio un'altra diciamo, iniziativa che è stata lanciata da poco, proprio per la community, è la Just Name It Challenge. Sono delle challenge settimanali che appunto pensate per tutti i livelli, dai più facili a quelli più complessi. Quindi se qualche mio collega in questo momento può condividere il link nella chat, potete poi ovviamente partecipare ogni settimana. Infine, questa vi giuro l'ultima slide, se avete voglia di ricevere questo manuale di Codeless Deep Learning con NIME, scritto da Rosaria e da Catherine Mancher, Catherine è anche una NIMER, le prime tre persone che completeranno il formulario legato a questo link avranno appunto una copia in omaggio del libro. Quindi se non l'avete ancora fatto, accorrete a scaricare le slide se volete ricevere la copia.